E rieccoci con la nostra Serie A, campionato anomalo Torino-Brescia, turnover in vista di Milan e Lazio, sempre di campionato. E niente, ragazzi miei, dunque questo schema l'abbiamo salvato. Io direi di andare un attimo indietro e vi faccio vedere che purtroppo anche quest'anno dalla Coppa Italia usciamo. Partita così così contro la Lazio, l'andata, e poi al ritorno è finita in questa maniera qui e lasciamo il posto alla Lazio che va davanti. I prossimi incontri di Coppa Italia sono interessanti perché ci sarà Atalanta-Roma, Genoa che recupera nel ritorno e quindi affronterà l'Inter, Genoa-Inter, Juventus-Cagliari che butta fuori addirittura il Napoli, Lazio-Milan, tutto come l'anno scorso, usciamo di nuovo con la Lazio, incredibile, partita veramente giocata male al ritorno, eh? Ha meritato la Lazio, ha fatto un grandissimo partitone. Ora dobbiamo dare risposte a questo nostro campionato, io la formazione l'ho già salvata, che è questa, diciamo le seconde linee, ma non sono seconde linee a mio parere. E andiamo con Torino-Brescia, valevole per la seconda giornata di ritorno di questo campionato. Si parte. Ragazzi, c'ho un mal di schiena che voi non ve ne fate un'idea. Avrei bisogno veramente, a parte gli scherzi, di un bel massaggio qua sotto renale perché veramente mi sta spaccando in due. Non riesco neanche a stare seduto. Comunque. Eccoci, Stadio delle Alpi, grande rappresentanza dei tifosi del Brescia, venuti da ogni parte della Lombardia. E qui, Torino, tutti uniti, si parte. Dobbiamo assolutamente vincere questa partita. Simeone, Luca Fusi, Sottil, pallone a Kois, manda verso Annoni. Fa proseguire, ferma tutto Agi, De Paola, Sabau, palla all'indietro, Brunetti, pallone per Agi, avanza Agi, tocca in direzione di De Paola, ancora De Paola che si destreggia, va a raddoppiare bene Luca Fusi, Carbone, c'ha spazio, può avanzare di qualche metro, tocca per Andrea Silenzi, avanza Andrea Silenzi, Simeone. Viene anticipato, Agi, Raducioiu, pallone De Paola, attenzione a Domini, attenzione Raducioiu, 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 Domini, tiro, e c'è il gol del Brescia, incredibile, incredibile, errore, errore in difesa che continuiamo a macinare e così non andremo da nessuna parte. Simeone, Torre in svantaggio sul Brescia, Daniele Fortunato, pallone a Sergio, Silenzi, Andrea Silenzi, Silenzi, parte il tiro di Silenzi, la palla, la Lucci, la blocca, riparte il Brescia, Giunta, Domini, il pallone verso Bonometti, lancio verso Raducioiu, c'è Sottile oggi su di lui, Raducioiu alla meglio, poi di nuovo un pasticcio qua difensivo, non capisco cosa sta succedendo. Rosati, pallone a Falcone, Daniele Fortunato, dai e vai con Sergio, tocca ancora in direzione di Silenzi, manda verso Benny Carbone, tiro di Benny Carbone, ribattuto, c'è Sergio. Daniele Fortunato, pallone ancora a Benny Carbone, palla a Kois, Kois, avanza Annoni. Subito di prima verso Simeone, che invece di fare un movimento a chiudere si allarga. Giunta. Pallone da questa parte De Paola. Ancora Bonometti. Lancio in avanti. Falcone la va a stoppare. Sergio. Luca Fusi. Beni Carbone, Kois. Palla lunga qua per Simeone, Simeone,
Va andare silenzi, tocco di silenzi, è scivolato. Niente da fare. Landucci blocca e rinvia verso Agi. Tocco ancora all'indietro, Domini. Giunta. Si muove bene, Domini ancora. Manda questo pallonetto verso la Lucciolo, sottile, verso Kois. Che tocca in direzione ancora di Simeone. Simeone può avanzare, manda verso Andrea Silenzi. Niente da fare, è più bravo il difensore del Brescia. Bonometti ancora lancio verso la Lucciolo, colpo di testa, ancora Brescia. De Paola, attenzione, raddoppiato molto bene da Daniele Fortunato. Luca Fusi che dovrebbe prendere in mano un po' questo Torino, visto che è il più veterano di questa squadra in questo momento. Ancora Simeone. No, sbaglia tutto, veramente deludente questo acquisto del Torino, eh? Veramente qualcosa di inguardabile Simeone. Pallone ancora Beni Carbone, ancora Simeone, la tiene. Niente da fare, sbaglia ancora. Brunetti. Palla indietro a Landucci, 30esimo. Lancio in avanti ancora a noi, poi Fusi. Sbaglia tutto. Torino irriconoscibile questo campionato qua. Pallone ancora Sabau. Sabau avanza, De Paola, attenzione, pallone lungo. Sottil, la tiene giù. Manda ancora Fusi in avanti, attenzione, Simeone ancora che si fa anticipare. Pallone a Beni Carbone, si sta sbagliando troppo. Ora ancora Simeone. Tocca ancora per Silenzi che adesso si è infilato bene. Attenzione, Silenzi, tiro. È fuori. Cosa si è mangiato? C'è qualcosa che non sta più funzionando in questa squadra e questo me ne dispiace davvero tanto. Landucci verso Raducioio, 35esimo del primo tempo. Quando perdi il tempo vola. Domini, pallone a Sabau, gioca bene il Brescia comunque. Giunta, avanza ancora Giunta. Tocca verso Domini, ancora non riusciamo a fare pressing. Molto ben messo il Brescia in campo, attenzione ad Agi, nella porta via Luca Fusi di recupero. E niente, Annoni si allunga troppo la palla, Torino veramente disastroso. Annoni, palla ancora Simeone, la tiene, vediamo cosa riesce a fare. Ecco, adesso ha dato una cosa di nuovo che sbaglia il passaggio, ma va a recuperarla ancora. Verso Andrea Silenzi, Silenzi, tocca indietro sbagliando tutto. Dio bastardo, ma mi sto incazzando, eh. Brunetti che riparte. Risultato giusto, eh. Dopo il gol il Toro non ha reagito per nulla. Sottil, ancora Luca Fusi. Pallone a Daniele Fortunato. Manda anche niente da fare. Questa è una partita che tu devi perdere. Troppi tocchi sui passaggi verso i miei giocatori. E qui c'è il fallo. Torino veramente irriconoscibile. Brutto, brutto, brutto Torino contro il Brescia. Agi, ammonito intanto Falcone, tocca in avanti, ancora Toro, finisce il primo tempo con questo passaggio e difatti è così e noi adesso andremo a cambiare qualcosa perché non è improponibile poter giocare in questa maniera qua, davvero scandalosi. Proviamo di nuovo il nostro vecchio. Ve lo ricorderete questo schema, no? Spero di sì. Mettiamo Osio, togliamo Simeone e chiaramente alla ricerca del pareggio mettiamo i due che ci hanno sempre dato qualcosa in più. Si riparte col vecchio schema, se ricorderete questo, con le due seconde punte. Molto attacco il Torino, riparte con Poggi e Vieri e Osio al posto di un deludente Kois oggi. Vedete come si pressa di più? Speriamo che ne valga la pena aver cambiato questo schema. Bravissimo qui Luca Fusi che sembra essersi ripreso. Paolino Poggi. Anche lui sbaglia. Negro. De Paola Negro. Loro adesso fanno girare la palla, fanno passare il tempo, che gliene frega. Rossi. Lancia in avanti. Ancora pallone indietro ad Agi. Poi Domini. Attenzione Domini.
poi Agi ancora libera, giunta, mette in mezzo questo pallone, Sottil deve liberare, poi niente da fare ragazzi, non ci siamo, non ci siamo. La bandierina, Agi mette in mezzo questo pallone, salta Sottil, libera bene Carbone, si può ripartire con Bobo Vieri che lancia in profondità Paolino Poggi, niente da fare, chiuso Landucci, rinvia ancora Toro, Bobo Vieri, tocca per Paolo Poggi, Paolo Poggi la tiene bene e fa andare adesso con un buon pallone, ma Osio niente da fare, rilancio di Landucci, ancora Falcone, deve correre a Noni, riesce a prenderla, attenzione, Poggi, Daniele Fortunato avanza, tocca in direzione ancora di Vieri, Bobo Vieri, Bobo Vieri avanza, tocca adesso per Osio, tiro di Osio e la manata di Landucci, davvero deludente il Toro oggi, non si è proprio visto un Torino bello, un Torino che dopo l'eliminazione della Coppa Italia avrebbe dovuto dare una risposta che non è arrivata. Daniele Fortunato mette in mezzo, Fusi di testa, Landucci vola e blocca. Si riparte ancora, Landucci verso Sottil, colpo di testa, poi un altro colpo di testa, non in fase di centrocampista. Niente, oggi non ci riesce nulla, ogni passaggio è deviato, ogni niente da fare, oggi è così, Sottil. Io direi di provare ad allargarci un po', perché se no così non combiniamo nulla. Sabau, Brescia che vince meritatamente a Torino, perché noi stiamo giocando veramente di merda, la peggior partita di questo campionato, secondo me. Negro. Lancia ancora in avanti, ancora Sottil, che adesso ha preso un po' le misure, ma sbaglia il colpo di testa, Domini rilancia in avanti, ancora Sottil, guardate che roba, non riusciamo a fare nulla, ancora Beni Carbone, tocca in direzione di Vieri, poi gira per Paolino Poggi, la tiene Paolino, tocca ancora per Vieri, pallone a Beni Carbone, manda al cross Sergio. Prova a metterla. Oh, Madonna che dolore ragazzi. Non riesco a stare seduto. Carbone. Ancora Torino, tocca qui per Sergio, la palla verso Noni. Il tiro ribattuto, niente da fare. Torino che non riesce ad andare in gol. Pallone ancora verso Beni Carbone. Tocca ancora in direzione di Sergio che non deve fare altro che metterla in mezzo, niente da fare. Rinvia ancora Rossi. Pallone ancora Falcone, Fortunato. Cominciano i primi fischi, giusti. Beni Carbone, niente da fare. Ancora Beni Carbone. Pallone Poggi, Vieri, tiro di Bobo. Debole. Ah, mi devo alzare ragazzi, mi fa un male tremendo. Pallone in avanti, Falcone. Fortunato, niente da fare, niente, oggi non va, oggi deve vincere il Brescia. Torino veramente pietoso in questa partita. Possiamo dire addio al campionato secondo me con questa sconfitta. Pallone ancora in avanti, guardate, Brescia le riesce tutto, sembra Real Madrid. Incredibile, incredibile, io sti script veramente non li metteranno mai a posto ste robe qui. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, ragazzi, non c'è niente da fare. E allora proviamo adesso a raddrizzarla di nuovo col 4-3-1-2 con Poggi e Vieri davanti. Ancora Sergio, sbaglia tutto, Cristo santo. Ancora Brescia che sta giocando una buonissima partita, sta tenendo almeno il pari, dovremmo provare a prenderlo, almeno il pareggio, ma non riusciamo a fare niente, guardate che roba, guardate.
Poggi. Non in mezzo. Ancora Torino. Paolo Poggi. Qui c'è fallo però, Minchia, l'ha sbilanciato, eh. Niente, niente, oggi non si riesce a giocare. Palla in mezzo. Ancora Bobo viene. Bobo. Niente, niente, niente. Fuori gioco di niente. Esce Agi, entra poi Piovanelli, giocatore aggiunto da me al Brescia. Manducci. Ancora colpo di testa, ancora Vieri che manovra bene. E la dà indietro, io non capisco, cioè, ma c'è veramente sto script? Ma ragazzi, ma li mettiamo a posto sti giochi? Davvero, non si può guardare una cosa del genere, eh? Ancora Benny Carbone, niente, niente, niente. Marco Rossi che sembrava Puyol, uno scarpone di merda, eppure sembra Puyol. E Brescia che vince a Torino, giustamente. E adesso basta, adesso da qua alla fine ci sarà sempre solo la formazione tipo. Basta. Rotti i coglioni di questi qua. Allora. Andiamo a vedere i risultati. Torino, Brescia 0-1, Fiorentina, Sassuolo 1-0, Milan che vince a Udine 4-0, Lazio che perde col Genoa 2-0, Spal che vince col Chievo 3-0. Napoli, Roma 2-2, Ancona e Sampdoria 1-3, Cagliari e Atalanta 3-0, Juventus che cade in casa con l'Inter 2-0 e Pescara che perde a Parma. Quindi direi che oramai il titolo ce lo possiamo pure scordare. Può darsi che farò una mini coppa a fine stagione, devo inventarmela, devo vedere se avrò voglia di farla. 33, direi che signori, veramente. È davvero drammatico non riuscire a vincere. E il Milan è di nuovo lì. E il Milan è di nuovo lì. Adesso dobbiamo andarci a giocare la partita con il Milan. Ci risentiamo tra poco. Vediamo che formazione poter mettere. Almeno cercare innanzitutto. Guardiamoci il programma della prossima giornata. Milan Torino, Brescia Sassuolo, Lazio Udinese, Chievo Genoa, Roma Spal. Sampdoria, Napoli, Atalanta, Ancona, Inter, Cagliari, Pescara, Juventus e Parma, Fiorentina. Va bene, ci vediamo fra un po'.